E ragazzi, dopo il disastro nudo e crudo, eccoci qui. Per l'esordio in Champions League abbiamo beccato tra le peggiori squadre che potevano capitare in prima fascia e abbiamo assolutamente colto la peggiore per quanto riguarda la quarta. Per quanto riguarda la seconda sì, poteva andare molto peggio beccando il Real, ma comunque anche lì non sarà una passeggiata facile. Anche se alla fine giochiamo questo girone con un po' di personalità, secondo me non è tutto da escludere. Torna Tonali a San Siro, non gioca Reinders, gioca Pobega al suo posto insieme a Krunic e Loftus-Cheek, non gioca Pulisic, gioca invece Chukwueze. E ragazzi, il derby mi ha risvegliato quel senso di apatia che avevo messo da parte dopo l'ultima di campionato scorso e che comunque inevitabilmente dopo una sconfitta così viene fuori. Ho ricevuto commenti da voi, dove di molti dei quali della serie però tu se sei tifoso devi stare accanto alla società. Io sono il primo che sta accanto ai giocatori e alla società. Io non sto accanto a Pioli. E chi mi segue da tempo, ovvero chi mi segue almeno da gennaio scorso, io non sono mai stato accanto a Pioli. Pioli dopo il 5-2 col Sassuolo per me è finito, per me, ma non finito nel senso come allenatore, perché secondo me qua da qualche altra parte qualcosa può ancora dare, ma Pioli a livello personale è finito, cioè nel senso provo veramente indifferenza verso quell'uomo. Ci vuole tanto, ma tanto, per potermi far ricredere. Mi sono ricreduto già una volta su di lui quando poi dopo il post-Covid abbiamo cominciato a macinare risultati uno dietro l'altro, ma abbiamo anche dall'altro lato visto che più di quello che ha fatto per lo scudetto Pioli non è capace di farlo. E però non mi aspettavo nemmeno che riuscisse in 4 stagioni al Milan per ben 3 volte fare delle partite dove prendi 5 gol: Atalanta, Sassuolo e Inter. L'ultima era veramente da evitare, perché i derby si possono perdere, ma si devono anche vincere, e bisogna perderli in modo onorevole, non come li avete persi voi. Ne approfitto anche per dirvi 7000 volte grazie, soprattutto ai tifosi dell'Inter, perché quando perdi così non vai a vedere i video dei tifosi della tua squadra per farti ancora più male. Quindi devo ringraziare anche voi, devo ringraziarvi ovviamente le solite offese sul personale che mi arrivano, perché certa gente veramente non sa cosa fare nella propria vita. Una persona, ve l'ho già detto una volta, che ha fatto una reaction obiettiva non dicendo niente di negativo verso la vostra squadra, però ovviamente certe teste di cazzo si sentono autorizzate a offendere sul personale solo perché tifo una squadra diversa dalla loro, indipendentemente da quello che dico o non dico. Quindi questo rappresenta quanto la loro vita sia veramente triste. So benissimo che tale gente sono degli aborti mancati, sentitelo, e io proseguo per la mia strada. Se volete mettere da parte il derby, dovete vincere lo scudetto. Però se volete cominciare a intraprendere una strada che può dare minime buone speranze, stasera dovete vincere. Io guardo la formazione del Newcastle e a parte Botman, Tonali e Isak, modestamente anche top, mettiamo anche Trippier, non leggo grandissimi nomi. Però ragazzi, finché la palla non rotola, noi non possiamo saperlo. Un minuto di silenzio. Fa strano vedere una maglia del Milan, ragazzi, senza il font della Serie A. Però sì, ha senso. Cazzo, lo fanno tutti, anche loro lo fanno. Battono loro, via. Inizia Milan-Newcastle. Fa stranissimo vedere Tonali con un'altra maglia, raga. Forse tra tutti i giocatori che il Milan ha perso negli ultimi 3-4 anni, Tonali è quello che veramente spererei in un ritorno. Non succederà mai, però non nego che mi farebbe molto piacere. Ragazzi, c'è Pop in porta, il bug per eccellenza. Chi gioca a FIFA lo sa. Teo, fallo tattico. Ma questo è un giallo clamoroso. Ma questo è un giallo tipo tutta la vita. Dai, su. Krunic. Pobega. Tira. Oh, la parata di Pop. Risponde Pop sul tiro non troppo angolato. Rafa Leao con la palla alta verso Chukwueze. Ancora addosso a Pop. Pop. Oh,
si è tirato, raga, incredibile. C'è, sta cominciando a crescere. 13 minuti per farlo, però. Piano piano. Bella. Loftus-Cheek, c'è Leao. Sei un coglionazzo. Sei un cazzo di coglione, sei. Leao completamente solo. Calabria va al cross, Pop. Rimane lì, Loftus-Cheek. Riproporre, arriva Giroud. Verso Giroud, Pop. Guarda Pop che parata che ha fatto, allargando il braccio a 2 metri. Ragazzo, qua è bagga. FIFA ha ragione. Per il Milan. FIFA ha ragione. Ringa la folla. È incredibile sto portiere. Con la spalla, Pop. Oddio, raga. Loftus-Cheek ha fatto 2 cose meravigliose. Quella più semplice, ovvero dare palla a Leao completamente solo, l'ha cannata in maniera veramente incredibile. Dovevamo approfittarne, ragazzi. Calabria, Chukwueze. Chukwueze. Fare la differenza. Va dentro verso Rafa Leao, non c'è nessuno. Kunicia che tira. Pop, angolo. Pop con poca sicurezza. Ha tirato centrale, peccato. Peccato. Ma ancora una volta il Milan che riesce schiacciare all'interno dell'area di rigore il Newcastle. Sì, ma non è che deve scherzare dentro l'area di rigore, deve fare qualcosa, è diverso. Va ancora Krunic. Krunic dentro! Per Hernandez, Pop. Che non entra in porta un'altra volta. Mina poteva fare 2 gol come minimo. Hernandez, RLC, RLC. Ma perché tiri? Che cazzo? Perché perdi derby? Perché tiri da casa tua quando tiri? Che cazzo? Qua ragazzi, se non trovi il gol entro la fine del primo tempo, tutti gli sforzi che stai facendo rischiano di essere vani. Perché questi ci mettono una toppa nell'intervallo. Ci mettono una grandissima toppa. Ma perché Loftus-Cheek gioca a rimbalzino? Ma che cazzo stai giocando? A calcetto. E ci mancherebbe altro. Bella per Teo. Trina in campo, zio. Bravo. Bravo. Come un treno. Palla dentro per Giroud. Che ha attaccato il primo palo. Fuori dal primo palo. Fuori. Anche il tiro. Sono ripartiti. Fuori, ma fuori, fuori, eh. Prossimo anno Longstaff nell'Inter insieme a Barella, Lautaro e Quadrado. State a vedere. Leao. Leao bello per Pobega. Guardate Hernandez. Leao è buona, è buona. Di rigore Leao si ferma, sterza, le salta. Leao! Leao ancora. E tira, coglione! Tira! Pobega! Sulla linea Botman. C'è Teo. Io non ho parole! Non ho parole! Tira! Loftus-Cheek ancora lì. Fusione Loftus-Cheek al calcio da. Io non ho parole. Tambureggiante da. Non ho parole. Tira, coglione. Tira. Colpo di tacco. Non tira. 5 derby, 4 tiri in porta. Ecco perché. Tomori si va. Fai crossare Tomori. Fai crossare Tomori. Fai crossare Tomori. Certo. Che sbocco di squadra, ragazzi. Volete raggiungere il livello dell'Inter? Lautaro Martinez di lì tira. Lui ci tira. Ci tira Vlahovic. Ci tira Immobile. Ma ci tirerebbe chiunque di lì. E noi no. Non ci tiriamo. L'arbitro è palesemente Zano. Mi state veramente rompendo il cazzo. Chukwueze. Verso Leao. La mette lì Giroud. Ma perché rovesci? Plurido coglione. Mi avete rotto il cazzo, basta. Vi ricordo che stiamo 0-0. Non siamo 8-1. Siamo 0-0. Che cazzo? 3-0 dobbiamo stare adesso. Però quando le imbarcate le prendiamo noi, che gli altri giocano così, che hanno tutte queste occasioni, perdiamo. Guardate i derby. Perché al 7° tiro in porta gli altri. Ho già fatto 3 gol, 4. Coglione numero 1 che dopo essersi bevuto a difesa, non aver tirato tenta l'irreprensibile gol di tacco e quell'altro che tenta l'irreprensibile gol di rovesciata. Bello. Giallo per Calabria per proteste. C'era un fallo netto su di lui. Sto arbitro sta facendo un casino. Adesso fischiano anche fuori giochi che non ci sono. Vabbè. Che vi devo dire, ragazzi? Fine primo tempo. Siete una squadra del cazzo, siete. Punto. Tu su 7 ti importa e devi fare gol. Cioè, non hai nessuna cazzo di scusa. Tu su 7 ti importa e l'occasione che ti sei mangiato, soprattutto, tu devi fare gol. Io non ho niente da commentare. Poi, dopo quello che è successo sabato, devi far 3 di gol. Ricominciamo, ragazzi. Florenzi per Calabria. Entra Florenzi per Calabria. Ha dovuto perdere un derby 5-1 per capire che Florenzi non ha niente meno di Calabria. Nice. Vincere la partita.
Inizia adesso. Florenzi. Florenzi, anche un buon piede. Florenzi. Florenzi, calcio. Quindi non ha scelto di andare. Come quell'altro demente di prima. Prima idea. Quattro compagni liberi, non ne serve neanche uno. Non è che c'è risultato a rischio, devi scaricare la palla per forza. C'è da far gol qui. Cioè, cazzo, sti qua hanno un atteggiamento così remissivo che sembrano il Milan nei derby. Giocano per provare a non perdere. Cioè, non capisco veramente cosa cazzo ci voglia. Non hanno fatto un tiro in porta, non hanno fatto un cazzo. Che partita del cazzo che è. Bella palla per Renders. C'è Renders che punta l'area, viene sbilanciato, resiste. Renders! Renders! Pop! È mancato solo il tiro. È quello con più personalità. Peccato che abbia tirato da schifo. Florenzi sta facendo una partita non perfetta, sufficiente. Ha fatto meglio 10 minuti Florenzi che 3 partite Calabria. Si è bloccato. Sto sito del cazzo. Grazie. Grazie. Io posso capire la sfiga, ma quando arrivi davanti al portiere non tiri, sei un coglione. Perché sei un emerito coglione. Perché? Perché tiri? Basta! Basta! Di tirare! Basta! Basta di tirare da 40 metri! Hai rotto l'autus chic. Ma sì, dai. Calulu, Bennacer, Loftus-Cheek. Sabato col Verona si aggiungerà il quarto della lista. Giriamo la ruota. Preparatori di merda di Pioli. Giriamo la ruota e vediamo a chi tocca sabato rompersi. Giriamo la ruota. Se va bene finisce 0-0. Se va bene. Allora prova ad avanzare con i difensori. Bella galoppata di Ciao e bella apertura per Florenzi che può andare. Florenzi c'è Musa, non gliela dà. Florenzi preferisce Florenzi, Leao fuori. E gira di testa in tuffo, una grande azione. Io mi sto rompendo il cazzo. Florenzi ha messo una palla perfetta, però il titolare è Calabria. Bravo Musa. C'è vicinissimo Pulisic, l'ha visto. Pulisic. Pulisic prende il fondo, cross deviato. Giroud dentro, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ma cioè, per vincere una partita c'è da arrivare a sti punti. Perché si è fatto male Maignan? Che non ha fatto un cazzo. Cioè, che cazzo. Io non c'ho parole. Entra Sportiello e esce Maignan. A me viene da piangere, ragazzi. Loftus Cheek e Maignan persi nel giro di 10 minuti. Tiente lo stretto chi ti difende. Tiente lo stretto. Florenzi. Porta palla Florenzi. Florenzi, Florenzi all'arco. Pulisic. Dentro Leao. La lascia lì. E continua a non tirare. Pulisic. Continua a non tirare. Continua a non tirare. Tirano tutti da casa loro. Non tirano mai dentro l'area. Giroud. C'è Leao largo. Gliela dai? Si vede spesso, va dentro Teo. Giro. La tira. C'è Leao, cazzo. Pop si scusa con Teo che ha fatto 80 metri senza palla. Squadre lunghe. C'era Teo, c'era Leao. No, tira da fuori area. Io mi avete veramente rotto il cazzo tutti quanti. 5 di recupero, tu sei folle. Randers, non tirare. Quasi in zona tiro. Poi e fa, e lo 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 fa. Così perdono altri 44 minuti questi. Per Henderson, la sposta su Florenzi. Milan Ender, no. Per Longstaff. Longstaff. Sportiello. Sportiello. Deve salvare il Milan dalla beffa al 94-30. Calcio d'angolo, ultima occasione. Ho perso. O fanno gol da calcio d'angolo o la partita è finita qua. Siete dei bravi coglioni spreconi, bravi. Bravi. Bravi, bravi, bravi. E mi tocca guardare il calcio d'angolo perché potrebbe essere anche che si prenda gol. Cioè, sti qua sono venuti a Milano per pareggiare e voi ci siete riusciti. Finisce qua. Non fa battere il secondo calcio d'angolo all'aereo presto. Siete una squadra oscena. 0 minuti. Bravi. Bravi. 18 tiri. Bravi. Complimenti. Ci vediamo. Vedrete sabato col Verona. Thank you.